Nord non parla ma risponde, io non parlo ma chiedo, intersecando degli ambiti, dei territori che sono anche quelli della psicanalisi, è evidente che la prima questione che viene in mente è il tema del lutto e dunque c'è da chiedersi, no, nel quello che si chiama il lavoro del lutto, cosa rimane dell'oggetto. Allora anche la pittura non è forse un lavoro del lutto? Esattamente perché la presentazione e la rappresentazione è dell'oggetto, ma non è l'oggetto. L'oggetto reale è altrove, no? La famosa scarpa di Van Gogh è radicalmente altrove, no? E Heidegger la legge come proprio la cosa, quella cosa lì, quegli scarponi infangati, impolverati, appunto. Quindi c'è questa distanza provocata dal lutto che mi sembra un tema assolutamente importante. Non è facile trovare dei pittori che trovano un riferimento, più che letterario lo chiamerei, a dei testi così forte come fai tu. Per esempio a Derrida, a Jabès, a Celan. Addirittura di Derrida prendi quel testo Feu la cendre, ciò che resta del fuoco. Ugualmente Jabès, potremmo dire, col tema del deserto, della polvere, no? Dell'infinito, dell'orizzonte del deserto, e credo ugualmente Celan per quanto riguarda la lingua, per quanto riguarda questa frantumazione della lingua. Un altro autore è San Giovanni della Croce, non a caso anche lui poeta e teologo. Il tema anche qui del buio, potremmo dire, della fuligine, dell'ombra, dell'oscurità. In realtà sono forme diverse, però il nucleo centrale per me è quello lì. Non a caso negli ultimi quadri, non so, forse avete notato che cominciano a esserci dei colori. L'impressione, guardando appunto le tue opere, è che tu parti dal buio per trovare la luce, che è un po' diverso. Sì, io parto dal nero. Caravaggio, Rembrandt, voglio dire, partono dall'ombra, dal taglio della luce. Io, diciamo, parto dal nero, parti che poi nero. Non è un nero perché... Ecco. Il nero non è un nero, nel senso che il nero che viene fuori dalla combustione del petrolio, io uso delle torce o la combustione del petrolio per ottenere questa base. Secondo Plinio e altri, tutta una tradizione antica, l'origine della pittura nasce dall'ombra, quindi ed è come dire un'altra via rispetto a quella di Platone, della luce, del mito della caverna. E lì citavo l'esempio famoso di Kline, che nei suoi diari all'inizio del Novecento aveva questa difficoltà enorme a fare i ritratti di suo padre e usa questa tecnica del cliché vert, cioè di prendere un vetro, affumicarlo appunto, e poi mettendolo lievemente contro luce, nel togliere questa affumicazione veniva fuori il disegno. Quindi paradossalmente come se la pittura fosse raggiungibile attraverso una via del levare più che del mettere. Io infatti tolgo. Ah, ecco, togli. Io tendo a togliere. Cioè, tenderei a togliere sempre di più. La Tiapore diceva, le visioni di Barot, in questo articolo di Repubblica, hanno la densità di una meditazione e la grazia di un'apparizione. Cioè, non ti sembra che pensare alla pittura come per via di levare non sia la questione stessa dell'apparizione? E cioè, come dire, è la pittura, il quadro che viene contro di te. Nel caso del mettere i colori, sei tu che vai verso la tela. Già parlavi della struttura dell'apparizione e dell'annunciazione anche talvolta. Sì, il tema dell'annunciazione è un tema che mi ha molto affascinato. Dire, se c'è un'apparizione che dunque dalla tela ti viene contro, che è la famosa questione che le immagini mi guardano, e la struttura della visione, dello sguardo, no? Lacan in psicanalisi, l'apparizione mi guarda, mi ghermisce, e quindi che ne è del soggetto, che ne è dell'artista che si trova lì preso e ghermito, trascinato in questa apparizione. Alcuni tuoi quadri sembra apparentemente che ci sia qualcosa, uso sto termine,
di decorativa. Tutto il tema della decorazione è sul versante del tentativo di ornare il vuoto, di tenerlo lontano, di riempirlo, perché il vuoto è una vertigine, è un'angoscia. Proprio nella composizione anche delle tuoi lavori, come funziona questo tema del trovarsi ghermito e del vuoto? Diciamo che si tratta di trovare un punto di equilibrio che ti permette di essere sulla soglia, ma di non cadere dall'altra parte. Appunto come avviene durante un'apparizione. Durante un'apparizione rimaniamo un po' ghermiti. Sì, forse su una soglia. Esatto. Ecco, mi chiedo se non sia questa soglia la soglia di cui parla, per esempio Rilke, no? Quando dice la bellezza non è che il tremendo nel suo apparire. No? Certo, sì, certo. Sì, certo. È un po' la soglia, la porta, ma qui ritorniamo sempre a Canto, perché sono le famose porte che utilizzava nei suoi spettacoli, che erano sempre delle porte che davano, non si sa se sull'aldilà o sull'aldilà.